Per i fan di Tiziano Ferro è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine del suo matrimonio con Victor Allen. È successo pochi giorni fa e a sorpresa, perché nessuno aveva intravisto avvisaglie di una crisi a quanto pare insanabile. Il cantante, da sempre riservatissimo, nelle ultime interviste ha sempre parlato positivamente del marito, lasciando intendere che la love story stesse procedendo a gonfie vele. Poi l'annuncio shock con un lungo post indirizzato ai suoi fan, a lui sempre vicini nei momenti di gioia e anche di dolore. Aveva incontrato Victor Allen, americano proprietario di un'agenzia di marketing di 58 anni, nel 2016. Da lì l'inizio della storia d'amore culminata nelle nozze il 25 maggio 2019 a Los Angeles e il 14 luglio a Sabaudia. Poi, nel 2022, hanno adottato due bambini, Margherita e Andrés. Ma quali sono le cause del divorzio? I diretti interessati mantengono le bocche cucite, ma ora arrivano le indiscrezioni del settimanale Oggi. Il magazine ha raggiunto persone vicine ai due che hanno raccontato come all'origine della scelta di dirsi addio ci sia stato scontro culturale e una inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. La crisi non è stata affatto improvvisa, ma è iniziata mesi fa e non è stata superata. Da qui la decisione di Tiziano e Victor di separare le rispettive strade. Inoltre, l'arrivo dei due figli, Margherita e Andreas, piuttosto che unire la coppia l'ha messa ancor più in difficoltà, acquendone le crepe piuttosto che appianarle. Anche perché, come è noto, c'è anche il problema di non poter portare in Italia i figli per motivi legali. Non a caso Tiziano Ferro ha annullato i suoi impegni dopo aver annunciato il divorzio da Victor Allen, spiegando che ora la priorità sono i suoi figli che vivono a Los Angeles.